Buongiorno, oggi ci stiamo incamminando verso il lago di Neves, prima dovrebbero esserci le cascate, il panorama partendo dal centro di Lappago è davvero bellissimo e adesso vi farò vedere qualche immagine. Partendo dal centro del paese, per il momento seguiamo una strada piuttosto stretta in cui però, come potete vedere, è ben delimitata l'area pedonale. Adesso stiamo percorrendo un sentiero in discesa per andare a vedere le cascate e poi penso che riprenderemo la via della salita per andare fino al lago di Neves. Dovrebbe essere un'altra oretta di cammino. Guardate un po' la natura incontaminata, anche in questo caso siamo io, Stefano, e questa miriade di alberi meravigliosi. Il sentiero si percorre abbastanza agevolmente, ma oggi abbiamo messo gli scarponi proprio in vista di eventuali salite, insomma la camminata di oggi o le camminate dovrebbero essere più impegnative di quella di ieri. Questo è il sentiero da percorrere per scendere e arrivare fino alle cascate. Stefano si sta già attrezzando con i bastoni. Se volete proprio saperlo, le camminate accompagnate in sottofondo dal suono dell'acqua sono le mie preferite perché infondono una pace davvero profonda. Così, se decidete di percorrere questo sentiero con i bambini, fate attenzione perché osservate, ci sono dei passaggi davvero piuttosto stretti. Ed ecco anche oggi le nostre cascate. Questa è indicata come cascata grande. Hai della gente dentro l'acqua. Oh mio Dio, che fa il bagno! Aspetta, dove sono le persone? Vedete, ci sono delle persone che si stanno calando dalla cascata e altre che sembravano uscire da sotto. In fondo il sentiero si ferma, non è più possibile proseguire, quindi vi consiglio di godere del bellissimo panorama della cascata e poi di proseguire lungo il vostro cammino e tornare indietro. Si calano proprio giù lungo la cascata e poi sotto, adesso non credo di riuscire a farvelo vedere, ma là sotto ci sono delle persone, forse le vedete poco, che stanno camminando lungo il torrente. Tocca muore. Chi l'ha detto? Capito? Stefano è in fase di sorpasso, ma lui ha i bastoncini, io no. Comunque, come potete vedere, questo è un sentiero che non consiglio nei casi di ridotta mobilità o con bambini in passeggino. Questo è il panorama che si vede salendo dal centro di Lappago verso l'alto. Lì c'è il paese e laggiù si scendeva per le cascate.
camminando verso il lago di Neves, che spero sia vicino perché io inizio a essere molto stanca. Vedete dietro a queste cime, adesso dovrei superare questi due pini e si apre lo spettacolo del ghiacciaio. Ghiacciaio di Neves, vero Stefano? Verso il quale non ci addentreremo perché arrivare fino là a piedi non è sicuramente nelle mie abilità. Per arrivare al lago è ancora una strada asfaltata, suppongo che ad un certo punto diventerà una strada invece sterrata, ve lo dirò tra un po'. È una strada stretta, quindi fate attenzione quando incrocerete eventuali macchine. E sotto c'è la diga e sopra il ghiacciaio incorniciato da questa bellissima vegetazione boschiva. Si sente solo, ancora una volta, il rumore dell'acqua che scende dai versanti di queste montagne. Persone salgono in macchina, vedete, lungo questa strada che è aperta o chiusa a seconda della leggenda di un semaforo. In realtà, se avete voglia di impegnare mezza giornata o una giornata, ve lo dirò più tardi, potete fare come abbiamo fatto noi, e cioè, ripeto, partire dal centro di Lappago e venire su a piedi. La tendenza, come potete vedere, c'è, ma in realtà la si avverte davvero poco. Oddio ragazzi, ho preso un sacco di paura. C'è un farfallone, lo vedete, che mi ha sfiorata. Che bello. Per dirvelo, se volete, evidentemente ci sono sentieri che scendono, che risalgono. Anche qui siamo praticamente in prossimità della diga e proprio dietro questi pini, però non so dirvi di più perché sono opzioni che io non ho contemplato. Noi siamo venuti su interamente dalla strada. Guardate il paesaggio. È davvero mozzafiato. Rispetto a Lappago, eravamo a 1.400, siamo saliti a 1.860. In realtà qui su queste carte è segnato che il centro di Lappago era a 1.255, noi siamo arrivati qua. Le acque del lago hanno un colore meraviglioso, cristallino. Direi che però, essendo un bacino d'acqua artificiale, non ha il fascino di altri grandi laghi. Il famosissimo lago di Braies, ma anche il lago di Anterselva. Ce ne sono tantissimi, potete vedere anche i video nel canale. Stefano mi ha portato a farli tutti. L'acqua immagino sia quella che scende dal ghiacciaio, vedete là in alto, ma non riesco a capire da dove si metta. La passeggiata è una passeggiata semplice, in piano, e se ve lo dico io potete fidarvi, potete portare i passeggini perché la strada è asfaltata e piuttosto ben tenuta e potrete godere di questo meraviglioso panorama. Ci sono delle stazioni panoramiche davvero bellissime e dall'altra riva del lago si può intravedere la mia salvezza, e cioè la malga in cui mangeremo. Una delle estremità del lago ci sono anche numerosi spiazzi in cui potrete fermarvi a prendere un po' di sole. Molto rapidamente ho risolto il dilemma. L'acqua è talmente cristallina che si confonde con il colore dei sassi e delle rocce, ma in realtà scende da quel torrente, infatti vedete c'è un ponticello da attraversare e poi si mette da lì in fondo nel lago. I punti di immissione dell'acqua sono numerosi perché ce n'è uno anche qua. In lontananza Stefano, che mi sta abbandonando, dice che ha fame.
abbiamo sbagliato strada. Dovete seguire la strada per arrivare alla malga che è sulle rive del lago. Impossibile attraversare, bisogna farlo da un ponticello là in fondo. Meraviglioso, stilla dappertutto, dal terreno. Meraviglioso. Qui ci lasciamo dietro Neve Salma, vi consiglio assolutamente di fermarvi a mangiare qui perché abbiamo mangiato davvero benissimo. I prezzi in realtà sono un po' diversi rispetto a quelli di una malga tradizionale, però che bontà, i saltarelli con pane croccante, formaggio speck, la polenta con il formaggio e la panna cotta con la marmellata di albicocca, davvero tutto delizioso, un posto molto tranquillo e rilassante, oltretutto una gestione molto giovanile e questo panorama da sfondo simile a quello delle cartoline. Basta che siano solo capre, aspettami. Oddio ragazzi, stanno scendendo, forse sarà il caso che io mi sposti. Quante saranno prima di essere travolta? Oddio. Che meraviglia! Ci sono anche delle persone là. Continuano a scendere, cioè adesso io interrompo la registrazione, ma continuano. Ma è vero che seguono la strada delle altre? Vabbè, adesso ci sarà qualcuna che glielo spiegherà. Queste sono le ultime ritardatarie. Dai, forza, le vostre amiche vi aspettano. Ecco qui un altro punto in cui l'acqua scende dalla montagna. E possiamo attraversarlo passando su questo ponticello di legno. Guarda da dove arriva l'acqua. Invece fa lo sbruffoncello e passa nell'acqua con i nostri super scarponi. Bravo amore, hai i piedi asciutti? Molto asciutti. Pensarci bene, la scena delle capre è stata proprio una scena da Jurassic Park. A un certo punto ho visto scendere, anzi abbiamo sentito i campanacci, abbiamo visto scendere tutte queste caprette, è stato bellissimo. Per terminare la camminata e ritornare dall'altra parte della diga dobbiamo attraversarla. Peccato che ci sia questo cartello che dice di attraversare a proprio rischio. Non so dove potesse essere un altro sentiero per schivare la diga, sinceramente, per arrivare dall'altra parte, quindi la vedo come una scelta un po' obbligata. Devo dire che siamo molto in alto e che sono molto curiosa.
Siamo proprio in cima alla diga. Vediamo. Caspita. Siamo proprio in alto. È quello che vi dicevo prima, cioè che ci sono dei sentieri che la passano da sotto. Vedete, potete scendere lì e camminare ai piedi della diga. Scesa ci regala dei meravigliosi scorci paesaggistici. In realtà io e Stefano stavamo valutando che è una discesa davvero ripida, tanto che lui ha tirato fuori i bastoni per le sue ginocchia. Non so se riesco a rendervi quanto è ripida la salita, ma davvero anch'io che non sono un'esperta camminatrice non ho sentito questa salita. Si sarà già arrampicato quel furbo. Lo facciamo spostare, poveretto. Ragazzi, vi consiglio assolutamente questa passeggiata. Abbiamo visto un sacco di animali, bruchi, farfalle. Addirittura visto un animale che sulle prime ci sembrava uno scoiattolo, ma poi siamo riusciti a vederlo mentre scendeva, si è girato a guardarci e pensiamo che potesse essere una piccola martora perché aveva il musetto un po' allungato, le orecchie tondeggianti. Proprio una giornata fantastica per gli avvistamenti così di fauna selvatica locale, forse proprio per il fatto che non c'è tanta gente da queste parti, assolutamente ci stiamo godendo tutte le passeggiate in grande tranquillità e silenzio.